Non di solo spazio, Samantha Cristoforetti partirà con una cambusa a fare invidia agli chef stellati. Niente simil cibo, ma pasti veri, preparati da un'equipe di chef nutrizionisti, ingegneri e tecnologi alimentari. Se un giorno a pranzo ho voglia di risotto con i piselli, hai il riso cotto e i piselli in due buste separate. A lei non servirà altro che riscaldare le due buste e mescolarle. Siamo a Torino, nell'unico laboratorio dove si preparano i menù da portare in orbita, seguendo gli standard della NASA. La conservazione a temperatura ambiente per 18-24 mesi senza la catena del freddo. Significa trattare l'alimento in modo da abbattere completamente la carica batterica. E questa non è l'unica restrizione. Le briciole non devono essere prodotte perché potrebbero andare a danneggiare la strumentazione di bordo o peggio ancora essere inalate durante gli spostamenti dall'astronauta stesso. Test superato anche per le barrette energetiche, precauzione anche per i liquidi ed ecche frullati che si trasformano in una crema ancorata al cucchiaio. Per i pranzi delle grandi occasioni invece si segue la nazionalità. Per Luca Parmitano la lasagna classica, ma anche qualcosa che ricordasse la Sicilia, essendo lui siciliano, come ad esempio la caponata. Per l'astronauta tedesco abbiamo fatto qualcosa di veramente tipico, gli spätzle, che erano degli gnocchetti tedeschi assieme ai famosi Würstel. Non mancherà questa volta nemmeno un buon caffè espresso italiano. Abbiamo realizzato la prima macchinetta a capsule che sarà disponibile sulla Stazione Spaziale Internazionale all'inizio del prossimo anno. Il caffè entra nella busta ermetica, mantenuto intatto l'aroma e persino la schiuma.